Ciao ragazze, nuovo video, oggi video tag. È un po' che non facevo video tag, mi sembra un po', non mi ricordo. Ed è il video tag se i miei trucchi sparissero, che sono stata taggata da Antonella, un bacione. E iniziamo subito, ci sono 10 domande, io le ho segnate sul mio quadernino. E allora, prima domanda. Se i tuoi trucchi sparissero, continua la frase. Se i miei trucchi sparissero, penso che metterei sotto sopra casa per capire dove sono spariti. Se non li trovassi, correrei al piano di sotto per vedere mio nipote se se li è imboscati, visto che lui ogni tanto si mette e prende i pennelli e li usa un po' come se fossero pennelli da usare con le tempere. Quindi le prime due cose sarebbero queste. Poi andrei probabilmente da mia madre a dirgli: mamma, ti ho fatto incavolare, mi hai buttato tutto. E poi credo che mi verrebbe una crisi di nervi. Poi, seconda domanda: per quanto tempo resisteresti senza make-up? Dipende da che giorno della settimana mi spariscono. Nel senso che quando vado a lavorare come babysitter, non è che mi trucco chissà quanto, perché comunque devo guardare una bambina, non devo andare a fare una sfilata di moda, quindi non è che mi devo truccare. Quindi diciamo che se fosse durante la settimana potrei resistere, se fosse già nel weekend no, non resisterei proprio zero, resisterei proprio molto poco. Terza domanda: un prodotto che ricompreresti, il primo prodotto che ricompreresti, il primo prodotto che ricomprerei è la mia amata matita nera per gli occhi. Sì, io non posso, non vado, non mi trucco senza la matita nera, cioè la matita nera nella rima interna dell'occhio c'è sempre, quindi sarebbe la prima cosa che andrei a ricomprare. Poi, quarta domanda, fai la lista dei 5 prodotti da ricomprare subito. Allora, in primis il fondotinta, secondo il correttore, terzo la matita nera per gli occhi. Quarto, un blush. Quinto, sono indecisa se tra la cipria e una palette. Sono indecisa fra questi due. Dovrei trovarmi nella situazione per dirlo realmente. Poi, quinta domanda: quali sono i prodotti secondo te più versatili? Allora, probabilmente uno dei prodotti più versatili è appunto la matita nera per gli occhi, perché sta tosse, non mi andrà mai via. La si può usare in più modi, perché la puoi usare nella rima interna dell'occhio, la puoi usare come eyeliner, la puoi usare sfumata per fare un tipo smoky, quindi la si può utilizzare in più modi. Un altro prodotto abbastanza versatile può essere un rossetto, ma non tutte le tonalità di rossetto, ma un rossetto magari rosato, che lo si può utilizzare anche un pochettino come blush, come se fosse un blush in crema. Quindi secondo me questi due sono i prodotti più versatili. Poi, sesta domanda: quali prodotti ricompreresti della tua collezione? Allora, della mia collezione, vabbè, la matita nera per gli occhi della Le Groschet, che mi sto trovando da Dio. Tra parentesi, l'ho persa, non so dove sia finita. Vedete, i miei trucchi spariscono realmente. Quindi quella sicuramente l'andrei a ricomprare e la ricomprerò realmente. Poi, probabilmente le naked, perché le adoro, le adoro, le adoro. Quindi questi sono i prodotti che sicuramente andrei a ricomprare, di quelli che ho già. Poi, se mi sparissero tutti, magari troverei nuovi prodotti da provare. A quale prodotto potresti rinunciare? Potrei rinunciare benissimo alla terra, perché tanto non la uso mai, ma mai, 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 mai. Io la terra proprio ne ho lì una, usata forse 2 volte, poi mai più, perché io non la uso, proprio non uso la terra. Un altro prodotto al quale potrei rinunciare è il gloss, perché io il gloss non lo metto quasi mai. E quelle poche volte che lo metto, dopo poco me lo tolgo perché mi dà fastidio che mi appiccica le labbra, nonostante ne abbia parecchi. Quindi a queste due potrei rinunciare tranquillamente. Poi, ottava domanda:
Per la perdita di quale prodotto soffriresti di più? Le Naked, sicuramente, visto che comunque costano, e quindi soffrirei parecchio per la perdita di quelle tre palette. Poi, avendo la possibilità di ricompreresti la tua intera collezione make-up? Assolutamente sì. Sì, a parte qualche piccolo prodotto, tipo la Terra, che o i gloss, che non mi interesserebbe andarli a ricomprare. Tutto il resto la ricomprerei tutta, e magari anche qualcosa in più. Quindi assolutamente sì, la ricomprerei. Decima e ultima domanda: se il tuo make-up fosse sparito e non ci fosse possibilità di ricomprarlo, cosa faresti? Niente, me ne faccio una ragione. Se non c'è possibilità di ricomprarlo e mi è sparito, me ne faccio una ragione, uso i pennarelli per truccarmi, o i pastelli a cera, un modo lo trovo. Oppure semplicemente sto senza, trovo qualcos'altro da fare, risparmio soldi. Non lo so, no, di sicuro non impazzirei, di sicuro non mi butterei per terra o cose del genere. Ci starei male, ovviamente, perché io senza make up resisto per poco. Io quando esco devo essere per forza truccata, a parte quando vado a fare la babysitter, che non mi interessa star lì, mascara, mascherina, mascheretta, matita. Sì, ecco, giusto quando vado a lavorare, fondotinta, matita nella rimettere dell'occhio e basta. Non mi metto ombretti su ombretti, rossetti e cose del genere. Quindi. Però quando esco non esco senza trucco, ecco, quindi ci starei male, ma non ne farei una malattia, ecco. Niente, il video tag è finito. Ringrazio ancora tantissimo Antonella per avermi taggato, ti mando un bacione. Se non la seguite, seguitela, perché è davvero una ragazza, una persona davvero con un cuore grande. Poi i suoi video sono davvero, davvero carini, ha una voce molto rilassante. E niente, vi mando un altro bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se voi invece impazzireste senza il make-up. Ciao!